se qua non ci saranno gli investimenti, come è stato detto, noi da qui non ci muoveremo. Sono giorni d'angoscia per gli operai del petrolchimico di Gela, che rischia di chiudere i battenti dopo 53 anni se non verrà attuato il piano da 2 miliardi e 200 mila euro che prevede la riconversione dello stabilimento da raffineria tradizionale a bioraffineria. Da una settimana proseguono i blocchi stradali alle porte del paese, con gli operai in presidio permanente davanti al centro direzionale dell'ENI. Ogni giorno che passa noi diventeremo più incazzati, questo è sicuro. E poi ognuno si prende le proprie responsabilità. Il futuro dell'impianto di raffinazione oggi è incerto, una situazione dovuta alla lunghissima attesa per l'avvio di quegli investimenti previsti dal protocollo d'intesa sulla riconversione firmato nel 2014 per garantire lavoro e bonifiche ambientali, ma rimasto a tutt'oggi lettera morta. Qua c'è tutto un giro di parole, ma ancora non si sa. Intanto però sulla statale che collega Gela a Catania cresce la rabbia e lo sconforto. La cittadino Renzi, facci vedere come sai campare senza soldi e senza lavoro. Io sono figlio del petrolchimico perché prima ci lavorava mio padre, ora ci lavoro io. E poter arrivare alla pensione oggi è fantascienza. L'augurio mio era quello di fare quello che mio padre ha fatto con me, continuare là dentro dando lavoro ai miei figli, ma forse mi sa che non ce n'è nemmeno per me. Come ancora possiamo resistere a queste condizioni? Io devo dare una dignità ai miei figli. La dignità delle famiglie, questa è dare una cultura ai propri figli. Tutela della salute e tutela del lavoro, un dilemma che si ripropone a Gela dopo quanto accaduto a Taranto con l'Ilva. Ma lo stabilimento, voluto da Mattei nel 62, è ormai prigioniero, insieme alla città, di una decisione che tarda ad arrivare. La situazione a Gela è disperata e l'industria di Stato e la politica degli ultimi 20 anni hanno tradito quel sogno e hanno mortificato interi territori, Gela come tanti altri. Che il Ministero dell'Ambiente deve dare tutte le autorizzazioni, così come ha dato a Porto Marghera, in maniera veloce e l'ENI deve anticipare i lavori. Una situazione grave, dunque, in cui anche il direttore diocesano della pastorale sociale e del lavoro, Don Luigi Petralia, è intervenuto lanciando una provocazione. Senatori, deputati, anche deputati regionali, che destinano un dodicesimo del loro stipendio alle famiglie dei lavoratori. Sitting down here in the camp.